Siamo a meno 5 nel conto alla rovescia. Stiamo per partire, la macchina del festino è in piena attività, come avete visto c'è tanta gente, tanti artisti, tanti cittadini, tanti artigiani dello spettacolo che stanno lavorando. Il carro è ormai quasi pronto, la santa è pronta, bisognerà solo convincere lo scultore a darcela, perché lui fino all'ultimo starà a fare gli ultimi ritocchi. Insomma, mi pare che un primo punto e un primo risultato sia ottenuto, c'è una grande partecipazione e davvero questa grande partecipazione sta portando allo spettacolo così come lo vedremo il 14. Considerate che non è finito. Quando finisce? 14 mattina? Domani spero di. Gliela toglieremo da me. Io l'ho visto il 16 mattina. 14 la strappiamo. I colori sono lievemente azzurrina, lievemente. Deve essere un po' di stava, deve essere come vedi il perfetto marmo, però con un leggero azzurrino che è il marmo stesso che ha. Il manto? Adesso diciamoci in bocca al lupo, perché comunque è sempre uno spettacolo, ma se il festino come è il più grande momento della vita collettiva di tutti i palermitani, già questo è un risultato e noi lavoreremo in questa direzione anche per il futuro. Questa volta davvero da settembre parte la macchina per il festino del 2013, per il 389esimo, va bene, adesso pensiamo al 388esimo, però è importante anche cominciare a lavorare al prossimo e fare in modo che questa macchina che si è adesso iniziata a collaudare, che questo modello nuovo sia il modello di tutti gli anni e porti sempre di più una partecipazione importante di tutti i palermitani, degli stranieri, dei palermitani, di tutte le comunità che vivono nella nostra città. Loro in qualche modo hanno sempre partecipato al festino, però l'hanno fatto, come dire, spontaneamente. Adesso sono dentro la festa insieme a noi, perché questo è stato il loro desiderio e questo è stato il nostro desiderio, raccontare tante storie, tanti tasselli e ciascuno ha messo il suo, gli stranieri hanno messo il loro, noi abbiamo messo il nostro, la città è una sola, la città è di tutti e questa è la più grande dimostrazione.